A quanto pare non c'è davvero limite alla devastazione. Al lunghissimo elenco delle strade chiuse al traffico per voragini e cedimenti, nelle ultime ore si è aggiunta anche Viale dei Romagnoli, nel tratto compreso tra Via delle Case Basse e Via delle Calle, ad Acilia. Il potenziale pericolo di sprofondamento ne ha comportato il transennamento, a cui seguiranno delle verifiche tecniche. Cedimenti ce ne sono stati negli ultimi tempi, li avete avvertiti voi? No, mai, nessuno, quindi infatti mi è nuova questa cosa. Vorrei che facessero anche in fretta perché danno molti problemi. Ecco, che disagi vi trovate a subire adesso? Uno per le persone anziane che non riescono a passare e anche per il lavoro. Dovrei fare tutto il giro per prendere la Via del Mare per andare al lavoro, quindi è un bel problema. C'è stato un sopralluogo tecnico, sembra. A voi vi hanno messo a corrente della cosa? A me nulla, quindi non saprei. Aspetto notizie. L'abbiamo vista che andava su convinta, ma poi è dovuta tornare indietro. Si è dovuta tornare indietro, sì, la strada è chiusa, senza un cartello, una segnalazione, niente. Lei non era al corrente? Assolutamente no. Non c'è nessuna indicazione che ti faccia capire che la strada è interrotta. Quindi non sa nemmeno i motivi per cui la strada è interrotta? Assolutamente, fino all'altro giorno ci sono passata tranquillamente, era tutto a posto. Adesso non so nemmeno da quando l'hanno chiusa. Questo comporta dei disagi per lei come per altri residenti? Molto, perché adesso dobbiamo fare tutto il giro, dobbiamo tornare indietro. A pochi metri da questo transennamento ce n'è un altro, è quello che interessa il cosiddetto Ponte delle Calle. Nonostante sia trascorso quasi un anno e mezzo, comune e municipio non sono ancora riusciti a risolvere il problema. In tempi non sospetti, come oramai è dominio di tutti, abbiamo praticamente segnalato il 2 di luglio del 2018 che c'era questa situazione di pericolo del ponte, che come anche adesso stiamo qui sopra e sentiamo praticamente il vibrare del passaggio delle macchine, specialmente con i mezzi pesanti. Questo secondo me è una conseguenza. Adesso non voglio essere, come dire, il tecnico preposto, però mi sembra ovvio pensare che il collegamento dalla parte terminale del ponte con quello che è la parte di dove la rampa di accesso praticamente sormonta viene slavata nel tempo e sotto probabilmente c'è qualche problema di smottamento che sta praticamente cedendo. In sede di comitato di quartiere stavamo pensando di fare un'esposta alla Procura della Repubblica, perché dopo le segnalazioni, dopo aver interessato dal Ministero agli enti preposti territoriali, al Comune, al SIMO, a tutti quelli che sono praticamente gli enti preposti, noi non abbiamo avuto nessuna soluzione e qui lo possiamo vedere e verificare. Ancora siamo con il transennamento, peraltro poi un transennamento fatto veramente come vediamo, insomma. Transenne e abbassamento dei limiti di velocità a 30 km/h, ecco come è stato affrontato negli ultimi anni il problema del dissesto stradale. Mentre per le poche asfaltature realizzate, 3 volte su 5 bisogna ringraziare le aziende private dei sottoservizi.